Venga, venga, avanti, l'aspettavo. Un minuto e sono a lei, eh? Sì. Desidera del caffè? Sì, grazie. Quanto zucchero? Un cucchiaino. Un cucchiaino, va bene. Questo è fatto con la napoletana. Lo assaggi e mi dica com'è. Grazie. Qui non c'è rete. Il mio cellulare non funziona. Com'è il caffè? È buono. Signora, lei il giorno 20 febbraio 2019 si trovava in Piazza Grande, lo ricorda? Piazza Grande. Non ricordo precisamente in quale giorno. Ricordo di esserci stata, sì, di recente, ero con mia figlia. Che stava facendo? Ero con mia figlia, come le ho detto. Ho capito che era con sua figlia, ma che stava facendo? Ah, sì, guardavo una vetrina. Che vetrina? La vetrina di un negozio di vestiti. Guardava e basta? Sì. Guardava e basta. E dopo che altro ha fatto? Mi sono seduta al bar in piazza con mia figlia. Ho ordinato un caffè e per mia figlia un succo di frutta. Signora, lei si siede al tavolino di un bar per prendere un caffè? Sì. Ma ci sono momenti e momenti per prendere un caffè. Il caffè, il succo di frutta, quanti vizi! Mannaggia! Ad accendere. Le domande che mi sta facendo io non le capisco. Mi servono per capire come si sono svolti i fatti, per aiutarla, per... Poi qui è tutto così buio, quel telefono sulla scrivania, addirittura il telegrafo. Lei comunica attraverso il telegrafo. Il telefono a che cosa le serve, scusi? Indossa indumenti che mi ricordano mio nonno, anzi il mio bisnonno. Poi qui c'è puzza di chiuso, tutti questi scatoloni, questi libri, documenti su documenti. Desidero soltanto capire... Come si trovava lì in quel momento? Gliel'ho già detto, ero al bar con mia figlia, sotto la veranda perché pioveva. Pioveva? E lei era al bar? Scusi, sarò pure libera di andare al bar o no? Certo! Ma possibile che nessuno non ha detto niente, signora, eh? Che ne so, qualcuno del personale del bar? C'era un cameriere, no? Ma sì, sì, c'era una cameriera che ci ha servite. Ha appoggiato il caffè e il succo di frutta sul tavolino e poi è rientrata nel bar. Nient'altro? No, niente. A letto? E allora? Lo dice anche il giornale. Quel giorno pioveva. Pioggia torrenziale. E lei con quella pioggia si è seduta al bar con sua figlia, così? Sì, sì. E non ha capito. Capire che? Che cosa dovevo capire? Ma doveva capire che... Che? Era in pericolo. Ricominciamo da capo, eh? Pioveva dirotto, era al bar con sua figlia, poi? Ricordo di me e mia figlia sedute in veranda fuori al bar. Pioveva forte, sì, molto forte. Il vento. Il vento tira giù la veranda. La pioggia incessante, sempre più forte, più fitta. Un fiume d'acqua dalla strada superiore. Io ho paura, afferro la piccola. Tentiamo la fuga, ma l'acqua ci travolge. Io... Ah!
andata come lei dice, come ricorda. Non fate attenzione. Non prendete le dovute precauzioni. Siete il problema di voi stessi. Cercate le soluzioni da noi. Ma noi soluzioni non ne abbiamo. Non le vogliamo avere. Noi abbiamo già i nostri problemi. Ma non ho capito. Questo non è un paese per giovani. È un agglomerato di carne in putrefazione. Ma non lo sente il puzzo? Leggo ad alta voce, eh? Facendo seguito al colloquio intercorso è premesso che, primo, la signora, come si chiama lei, si trovava con sua figlia per sua scelta e responsabilità in Piazza Grande presso il bar centrale. Secondo, la popolazione è tenuta a prendere parte attiva alle procedure per la messa in sicurezza di persone e cose. E i comportamenti, misure di autoprotezione dovranno essere differenziati a seconda che sia dichiarato il solo stato di allerta o che sia in corso l'evento. Le due parti convengono quanto segue. La signora si assume piena colpa della morte sua e di sua figlia, sollevando lo Stato da qualunque responsabilità. Firmi. Complimenti. Che bella calligrafia. La prossima volta se ne resti a casa quando piove. Colpita e affondata. Thank you.